A soli 25 anni vince il concorso per primo violino di spalla dell'orchestra del Teatro alla Scala di Milano. È Laura Marzadori, oggi trentenne, musicista di grande talento e passione, icona di eleganza e bellezza. Con le quattro stagioni di Vivaldi, indiscutibile capolavoro musicale, una delle personalità più importanti del violino a livello internazionale, ha incantato in due concerti sold out il pubblico di Venosa e Matera, nella città di Sassi, nella corte di Palazzo Viceconte, disponibile a ospitare un evento di altissimo livello. La violinista è stata accompagnata dall'ensemble Solisti Lucani, nuova realtà musicale lucana nata da un'idea dell'associazione Matè, musicisti e artisti del territorio e d'Europa, con la direzione di Grazia Giusto e con la partecipazione del maestro Eugenio Silvestri, professore d'orchestra del Teatro alla Scala di Milano e degli allievi della Masterclass tenuta dalla stessa Marzadori nel Liceo Stigliani di Matera e che ha coinvolto violinisti provenienti da tutta Italia. Sono entusiasta di questi giorni a Matera, era la prima volta che venivo a Matera e tanto entusiasmo anche nel vedere questi giovani che si sono impegnati tantissimo con tanto talento e io sono felicissima di poter dare quello che ho imparato, anche perché poi mi ritrovo nel mio percorso di studente che in effetti è finito poco tempo fa. Non ero mai stato a Matera. Mi duole ammetterlo, alla mia veneranda età mi sono ritrovato in una città strepitosa che avevo potuto vedere solamente nei film, perché sia Pasolini che anche il film di Mel Gibson avevano mostrato, ma non sapevo quanto fosse di reale, quanto fosse magari sette, invece infatti il mio rammarico, come le dicevo prima, è proprio quello di non potermi fermare qualche giorno in più. Infatti speriamo magari di replicare l'anno prossimo proprio per questo motivo qui. Per noi è stato un piacere venire a contatto con delle eccellenze di tale livello e nello stesso tempo apprezzarne anche l'umiltà e la disponibilità nel collaborare con una realtà giovane e appena nata come Matè. Accettato la sfida, chiamiamola così, dei solisti lucani dell'associazione Matè. Certo, una vera sfida perché insomma, dirigere una solista di così alto livello, il primo violino della Scala di Milano, è un grande onore, una grande responsabilità. Per cui insomma, veramente io ringrazio i solisti lucani per avermi invitato a partecipare a questo loro concerto così, diciamo, così importante e soprattutto che sigilla un po' il lavoro che loro vogliono intraprendere, un lavoro di grande professionalità, di grande precisione e un voler creare qui in questa città un'orchestra che insomma, valorizzi i talenti nel nostro territorio, ma non solo, e che soprattutto apporti un imprinting culturale e musicale forte. Thank you.
una realtà nuova su Matera, quella dei solisti lucani. Qual è il tuo parere? Sono giovani talentuosi? Assolutamente, mi sono trovata benissimo, anzi devo dire che le quattro stagioni sono un brano particolarmente difficile per l'insieme con l'orchestra, quindi noi sin dalla prima prova ci siamo trovati subito molto bene, io mi sono trovata a mio agio, quindi spero che possano continuare anche fuori dal territorio. Sono molto colpito da come i ragazzi si sono adattati benissimo a tutte le nostre richieste musicali, anche Laura, la solista, si è trovata benissimo. Abbiamo già fatto questo concerto a Venosa che è stato molto, molto apprezzato e noi stessi abbiamo comunque constatato della qualità di questa orchestra e soprattutto del grande amore che questi ragazzi mettono in questa cosa. Infatti siamo molto colpiti positivamente, vorremmo tornare. E magari potrebbero nascere nuove collaborazioni con talenti del sud. Eh sì, certamente, perché comunque mi sono reso conto che ci sono tantissimi ragazzi bravi e che spesso magari mancano un pochino le situazioni collaterali, mancano magari le orchestre, mi dicevano anche dei luoghi di concerto che praticamente, anche se questo qui è bellissimo, non è che nasca appositamente per questo. E sarebbe bello, chissà, trovare delle soluzioni, anche se il comune magari si impegnasse a trovare delle sale, le mettesse a disposizione. Realtà come Milano che possono essere delle eccezioni, ecco, però quando c'è il talento, l'impegno, c'è sempre la speranza di poter dare qualcosa al pubblico e di poter, insomma, uscire appunto dalla propria città. Maestro alla Scala, talento e impegno, cosa conta di più? Diciamo che questa diatriba che da sempre tocca un po' tutti i settori, non solo della musica, anche nello sport, è come spesso alla fine si vede, le due cose devono essere sicuramente coniugate, perché il talento pure semplice, se non è supportato dall'impegno, non basta, è una forma anche di ricerca continua, di dedizione, di studio, perché comunque le nostre sono carriere che hanno bisogno anche di un equilibrio psicologico molto grosso, perché ogni sera trovarsi, doversi esibire in pubblico, comunque rappresenta uno stress anche emotivo forte che non bisogna sottovalutare. Affidarsi puramente all'istinto, al talento, può rivelarsi magari a lungo termine un'arma a doppio taglio. Bisogna che l'artista, che il musicista cresca anche spiritualmente, che aggiunga al proprio patrimonio sicuramente strumentale, sicuramente artistico, magari però anche delle conoscenze in altri ambiti che diano uno spessore alla persona e che l'aiutino anche ad affrontare col giusto equilibrio un'attività che comunque non sembra, ma richiede sforzi molto, molto completi e complessi. Io penso che la forza sia quella, scontato dire, ma comunque di cercare di rimanere sempre se stessi. E io sono stata fortunata perché comunque anche in una realtà importante, grande come il Teatro alla Scala, mi sono trovata bene con i colleghi con cui lavoro, mi hanno da subito stimata, perciò nel mio breve percorso, perché sono 5 anni che sono primo violino, però insomma sono stati 5 anni molto, molto belli e felici, quindi non, cosa posso dire, che sono contenta e cerco sempre di migliorare per quel che posso. La
Laura, il maestro Laura Marzatori e Eugenio Silvestri sono stati felicissimi. Speriamo di poter organizzare già a breve, iniziare l'organizzazione delle masterclass dell'anno futuro, dell'anno successivo. E nel frattempo sono già in programma gli eventi dei prossimi mesi, dei prossimi concerti. In bocca al lupo allora. Grazie, Crepi. Ho sempre trovato che il momento più bello per fare musica sia quello dell'intimità e non, diciamo, mai mettere davanti a questo l'ambizione di un successo, di una carriera, che secondo me snaturano, cioè sono sicuramente necessarie l'ambizione, la determinazione, ma non devono mai andare a scavalcare quello che è l'essenza di quello che facciamo. E secondo me il segreto per farlo, per poterlo continuare a fare bene, è questo. Qual è il messaggio, l'augurio che vuoi lanciare dalla capitale europea della cultura? Auguro che appunto la cultura e la musica possano sempre raggiungere più pubblico, soprattutto nei giovani, nei bambini, ed è una cosa che io spero succederà, perché ancora è molto indietro nel nostro paese, è ancora, diciamo, embrione quella dell'educazione musicale nelle scuole, della grande musica, della musica classica nelle scuole, e penso che quello sia, diciamo, la base, il seme per far crescere il nostro paese, ecco. Il pubblico sta gratificando l'impegno di questi ragazzi? Moltissimo, perché insomma è un'associazione nata ad aprile. Io ho avuto l'onore di inaugurare il loro primo concerto, sempre come direttore, ed era tutto pieno, sold out. Eravamo tutti quanti stupiti da questa partecipazione, perché insomma soprattutto in questo periodo con Matera Capitale della Cultura ci sono tanti eventi e a volte non è detto che tutti questi eventi riescano ad avere un tutto esaurito, e invece per loro è stato così. Secondo me è stata premiata la voglia di questi ragazzi giovani, che appunto vogliono finalmente creare qualcosa di pulito, di bello, fatto con amore e fatto per passione verso la musica. E questo si coglie, quindi credo che il pubblico abbia colto questo e di premi per questo.